Amiche e amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con Proviamoci al lunedì per parlare insieme dell'exploit esterno dello Spezia sul difficile campo del Cittadella con una rete di Galabinov. Torna quindi l'appuntamento con Proviamoci al lunedì, proprio nel giorno in cui, come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia delle indagini in corso per il reato di immigrazione clandestina ai danni del presidente Stefano Chisoli e dell'amministratore Luigi Micheli. Ovviamente attendiamo gli sviluppi delle indagini e di quello che poi è la posizione della società, ma di questo abbiamo già discusso ampiamente anche nelle edizioni del nostro TLS giornale. E quindi qui parleremo solo ed esclusivamente di calcio giocato. E per farlo iniziamo subito con i risultati di questo turno che ha visto lo Spezia dare un bel segnale di continuità con una vittoria in trasferta dopo il successo interno contro la Cremonese. Salernitana-Benevento 0-1, Cittadella-Spezia 0-1, Cremonese-Padova 0-0, a Perugia-Palermo batte Perugia 2-1, Brescia-Carpi 3-1, Foggia-Pescara 1-1, Livorno-Cosenza 2-0, Verona-Crotone 1-1, Venezia-Lecce è la gara in corso, il posticipo del lunedì, il riposo toccato questa volta all'Ascoli, e vediamo quindi qual è la classifica quasi completa dopo i primi 23 turni. C'è il Brescia in testa con 42 punti, seguito dal Palermo a 41, il Benevento a 36, Pescara a 35, e poi Lecce, che deve anche recuperare la gara con l'Ascoli, a 34 punti insieme allo Spezia, poi il Verona 33, il Cittadella 30, Perugia 29, Salernitana 28, Cremonese 27, Venezia e Ascoli 25, Cosenza 24, il Foggia con i suoi 6 punti di penalizzazione a 20 insieme al Livorno, in questo momento in zona play-out, e poi chiudono la classifica Crotone a 19 punti, Carpi a 18 e Padova ultimo a 17. Parliamo un po' di quello che è accaduto in questa 23esima giornata, tornando su quelli che sono i risultati. Molte le vittorie esterne, oltre a quella dello Spezia, importante senza dubbio quella del Palermo sul campo del Perugia, che fa sì che la formazione rosanero rimanga nella scia della capolista Brescia, un Brescia sempre più lanciato, ha dovuto faticare abbastanza per aver ragione del Carpi, ma ha comunque ottenuto un altro successo convincente ed è sicuramente in questo momento la maggior candidata alla vittoria del campionato. Poi, se possiamo tornare anche su quelli che sono i risultati e la classifica di questo 23esimo turno, eccoli qui, vedete. Ancora da segnalare in esterna, molto importante perché porta il Benevento al terzo posto in solitaria, il derby campano era un'occasione per la Salernitana di non mollare la scia di una classifica più importante di quella che attualmente occupa la formazione di Salerno. Invece così non è stato, perché il Benevento trova un successo preziosissimo dopo anche qui aver vinto la propria gara in casa nella scorsa giornata, e da segnalare anche in coda la vittoria importante del Livorno, che batte in uno scontro diretto il Cosenza. Non va oltre l'1-1 il Verona, che sarà prossimo ospite proprio dello Spezia al Picco in uno scontro quasi da vertice. E veniamo a parlare proprio degli Aquilotti, una gara che il punteggio di 1-0 sul campo del Cittadella rende forse ancora meno merito di quello che in realtà è stato il gioco espresso ancora una volta dalla formazione di mister Pasquale Marino. Una vittoria più che meritata, con una prova convincente anche in trasferta. Lo Spezia è andato a imporre il proprio gioco, il campo del Cittadella non è certo dei più semplici,
È stata una gara anche spigolosa, addirittura i padroni di casa hanno finito con 6 ammoniti e un espulso, ma lo Spezia ha sempre avuto in mano il pallino del gioco e avrebbe potuto, ecco, forse questo è l'aspetto unico da migliorare, avrebbe potuto chiudere prima la gara, avrebbe meritato di chiudere con un punteggio più ampio. Chi ha visto la partita certamente non può non essersi accorto di come questa squadra da un po' di giornate a questa parte abbia sempre migliorato nell'aspetto dell'approccio alla gara e poi anche di quella che è la gestione ottimale del risultato. E quindi piano piano anche la classifica ne dà merito, perché gli Aquilotti, se possiamo rivedere anche la graduatoria, si sono posizionati direi stabilmente in quella che è la zona playoff, 34 punti, comincia a esserci un discreto margine, poi era uno scontro diretto importante perché il Cittadella è proprio la squadra che va ad occupare l'ultima posizione utile per gli spareggi finali. Ora lo Spezia è davanti di un punto anche al Verona, che proprio caratterizzerà l'altro scontro diretto fondamentale del prossimo turno, questa volta al Picco, quindi con questo gioco certamente c'è da sperare in positivo. Davvero non ci stanchiamo di dirlo, è la squadra che negli ultimi anni ha espresso sicuramente sul campo la gestione migliore dal punto di vista tecnico, che ricordiamo davvero con pieno merito sia per quanto stanno facendo i ragazzi che per quanto sta facendo l'allenatore. Andiamo allora a sentire qualche voce del dopo gara, iniziando dal polemico Venturato, allenatore del Cittadella. Sì, a me dispiace sempre parlare dell'arbitro, e continuano a dirmi che non devo parlare degli arbitri, che non devo lamentarmi, non devo fare tutte queste cose qui. Sento dire queste cose, però oggettivamente quest'anno credo nei nostri confronti sono successe tante cose che credo che sia doveroso ogni tanto dire qualcosa. Oggi è successo ancora, adesso non mi ricordo quante ammonizioni sono, ma ogni fallo è un'ammonizione, mi sembra esagerato questa cosa. Poi siamo stati bravi, abbiamo fatto una brutta partita, sicuramente era una partita che poteva finire 0-0, e siamo rimasti indietro per 40 minuti, abbiamo subito un'azione da gol e ci hanno fatto gol su fuorigioco e non viene segnalato, quindi sono tutte cose che dispiace, ma a me dispiace dire queste cose qui, perché io sono uno che vorrei pensare alla mia squadra, voglio pensare alla squadra che cerchi di giocare, e quando facciamo delle prestazioni che non sono positive come quella del primo tempo mi piacerebbe cercare di trovare soluzioni. Però dopo mi viene espulso un giocatore dopo 5 minuti e chiaramente ti condiziona sempre tutto, e queste cose ci penalizzano e ci mettono nelle condizioni spesso di dover subire, eccetera. Noi dobbiamo in questo momento essere bravi a mantenere equilibrio, mantenere la serenità giusta e ritornare a giocare come siamo in grado di fare. Cioè, dobbiamo attaccarci al nostro gioco, al nostro modo di pensare, cercare di ritrovare la nostra identità e provare ad andare a rigiocarci le partite con entusiasmo e con coraggio. Ecco, ha detto bene mister, ritrovare l'identità. Questo Cittadella ha qualcosa che non va in questo momento, no? Sicuramente le squadre adesso il Cittadella lo temono, vengono a giocare sempre più arroccate nel loro metà campo e cercano di ripartire mettendoci in difficoltà su questa cosa, e cercheremo di trovare delle soluzioni. Torniamo in studio. Chi ha visto la partita, al di là di quelle dichiarazioni che ha rilasciato il tecnico dei padroni di casa, certamente non potrà che constatare come probabilmente l'allenatore del Cittadella voglia andare un po' oltre quelli che sono i demeriti della sua squadra, che ha giocato una gara nervosa, non è mai riuscita a contrastare realmente l'efficace trama di gioco dello Spezia. E allora è giusto andare a sentire anche una voce degli Aquilotti, è quella di uno dei protagonisti in assoluto di queste ultime due gare in modo particolare, sabato perché era un ex proprio del Cittadella, e la gara scorsa perché con la doppietta
realizzata contro la Cremonese, ha deciso in favore degli Aquilotti anche l'ultimo turno giocato al Picco. Parliamo di Bartolomei. Tornare qua ad avversario era la prima volta e sono molto contento che abbiamo portato a casa 3 punti con una squadra molto forte come il Cittadella, che conosco bene, e adesso bisogna pensare a domenica subito perché ci aspetta un'altra partita importante. Com'è stata l'atmosfera qui al Tombolato, il tuo ritorno? Ma è sempre un piacere tornare qua, e perché ho lasciato dei bellissimi ricordi che porterò sempre dentro, e però oggi dovevo pensare allo Spezia, a vincere, e sono contentissimo di questa vittoria perché, ripeto, sapevamo tutti il valore del Cittadella che fino ad ora sta disputando un grande campionato. Eccoci tornati in studio, abbiamo anticipato che lo Spezia giocherà con il Verona, uno scontro diretto, un altro scontro fondamentale sulla via per i play-off, che con questa continuità di risultati diventano sicuramente un obiettivo perseguibile e possibilmente anche per migliorare quella che è la classifica, così da arrivare poi in ottima posizione a quelli che sono gli spareggi per le squadre che devono salire nella massima serie. Con l'aiuto della grafica andremo proprio a vedere quella che è l'ultima formazione del Verona, fresca fresca della giornata di ieri, del posticipo con il Crotone, ad essere scesa in campo agli ordini del mister Fabio Grosso, Silvestri in porta, poi difesa a 4 con Faraoni, Bianchetti, Marrone e Vitale, quindi Bianchetti che conosciamo anche da queste parti, poi Gustafsson, Munari e Zaccagni a centrocampo, Matos, Di Carmine e Di Gaudio il tridente offensivo. Sono entrati poi nel corso della gara anche Colombatto, Tupta e il bomber Pazzini, che ancora dà il suo apporto alla formazione di mister Fabio Grosso. Un 4-3-3, quindi in qualche modo speculare al gioco dello Spezia, però certamente è una gara che gli Aquilotti possono disputare alla grande. C'è ora anche a dare ulteriori iniezioni di fiducia il ritorno al gol di Andrei Galabinov, che ha deciso appunto la gara in trasferta con il Cittadella, e ci sono una maggior varietà di soluzioni nello scacchiere a disposizione di mister Marino. Tutto questo insieme, e ci sentiamo in questo senso di fare un appello ai tifosi che speriamo più numerosi gremire il Picco, perché neppure si veda la scritta Spezia in curva e i nuovi seggiolini vengano il più possibile coperti dalle presenze, perché questa squadra sta davvero meritando l'apporto del proprio pubblico e quindi potrebbe essere ancora una volta un'arma in più per portarla a ottenere ancora maggiori risultati di quelli che già positivamente stiamo vedendo nelle ultime gare di campionato. È davvero tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento del lunedì, che tornerà dopo Spezia Verona. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.